Bentornati a Panorami. Siamo già in un'economia di guerra, l'espressione utilizzata alcuni giorni fa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, naturalmente a toni molto preoccupati, anche se lo stesso Premier ha fatto una parziale marcia indietro e ha cercato di ridefinire la situazione, indicando la sua preoccupazione molto forte, ma sostenendo che non ci siamo ancora arrivati. Eppure i dati sono davvero preoccupanti. Listat segnala che... Il rincaro energetico costerà almeno lo 0,7% del PIL. Nel frattempo il ministro Cingolani ha denunciato a chiare lettere e in questo ha ottenuto il plauso di tutti i partiti che chiedono misure immediate, misure decise che il rincaro dell'energia non corrisponde alla normale legge della domanda e dell'offerta del mercato ma che è oggetto di una serie di interventi speculativi. Alla buona ora hanno detto alcuni Certo il nodo è, visto il disastro che dal punto di vista economico comporta per la produzione, per le famiglie, per le tasche dei cittadini e dei contribuenti, sarebbe davvero necessario che qualcuno intervenisse e questo qualcuno non può che essere il governo che ha annunciato che sta studiando una serie di misure, misure nelle quali dovrebbe però necessariamente rientrare anche la diminuzione o la soppressione, almeno in parte, delle accise che pesano insieme all'IVA per il 55% sul totale dei costi riguardanti gli esborsi da parte dei cittadini per l'acquisto dell'elettricità e della benzina. È un tema molto molto serio per l'appunto che si aggiunge alle varie questioni affrontate nel corso del Consiglio europeo di Versailles, a proposito del quale non si può non notare che quel tipo di location non era sicuramente la più appropriata. In un contesto in cui i cittadini, l'opinione pubblica europea è fortemente preoccupata e in cui purtroppo siamo entrati in un tunnel del quale non si vede la luce, la ripresa dei contagi del Covid e questa situazione di tensione violentissima con la Russia di Putin che ha invaso l'Ucraina, rispetto a cui, cui non esiste alcuna visaglia di una riduzione del conflitto, anzi. L'impressione è che il dittatore russo non intenda ricedere perché qualunque trattativa allo stato attuale sia per lui ancora una specie di sconfitta. E dunque, appunto, l'escalation purtroppo continua. In questo contesto, il Presidente del Consiglio ha indicato, aveva indicato alla vigilia del Consiglio europeo tre priorità: la difesa comune, l'energia e il clima. Ad esse, però, si aggiungono tutta una serie di altre cose, perché passi importanti sono stati fatti dal vertice di Versailles, soprattutto nella direzione della difesa comune, dello stanziamento di risorse per costruire un sistema difensivo europeo, ma rimangono tutti i temi. Sul tappeto riguardanti la crisi economica. Una crisi economica danneggiata, una crisi economica amplificata, naturalmente dalla riduzione dell'export, dalla interruzione di quella apparente ripresa dei commerci globali, che è la contrazione fino a poco fa dei contagi. Da Covid indicava come una possibilità e una ripresa, ma che oggi si trova sotto scacco a causa della tensione internazionale collegata alla guerra russo-ucraina. E dunque, questa economia di guerra effettivamente nei suoi contorni si sta imponendo. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dice che bisogna spegnere la luce e ridurre i riscaldamenti già adesso, e naturalmente le previsioni rispetto all'autunno del 2023 appaiono già da oggi estremamente fosche e preoccupanti. Purtroppo la situazione è una situazione che ha stroncato e sta stroncando la ripresa economica, parte rilevante della produzione, al punto che diventa conveniente fermare gli impianti, non più produrre, ma rischia di smobilitare un pezzo intero della manifattura italiana, oltre a generare ulteriore impoverimento tra la nostra popolazione. È un problema molto serio, vediamo quali risposte verranno approntate. Di nuovo diventa necessario, anzi indispensabile, che i partiti non guardino al loro consenso elettorale, ma riescano a stabilire, o quantomeno ci provino davvero, una strategia comune per affrontare i problemi generali del Paese.